Ulla cenerella, ulla cenerella, ulla cenerella. Da caccia la lingua, e la di sciai a soffrua. Da caccia la lingua, e la di sciai a soffrua. Crescere creatura, ma pensiero, scienza, conoscenza, fantascienza. Perché la gallina, catenale, non sa volare, e pizzica sempre in terra, e tiene un rapporto con lo mondo dello funno, sotto funno, infierno, palavierno, mentre che invece lo ciuccio, che non tiene l'ale, sa volare. E in fronte tiene un cuorno che come un occhio fatato che li fa vedere presente, passato e futuro. Perché chiste non è ciuccio, ma asino cabalistico di Giordano Bruno. E come hai cacciato tutte queste cose? Perché sono ignorante. Sì, sono ignorante, ma ignorante della verità. Mentre che invece oggi tutte le sapientuna sono sapientune della bugia. Che dicono le sapientune? Ma fa la pace santa fa la guerra. Sta bugia è talmente grossa che papparà hanno fatto la guerra e poi nata ancora e poi nata ancora e tutto il mondo sta in guerra e a pace non si vede manco con cannucchiale. Mentre invece noi, ignorantuno, diciamo che la pace è la guerra, è la guerra. Santa sinita, santa ignoranza, santa stoltizia pia d'orazione, che l'anima è vuoi farsi buona, umano ingegno e tutto non l'avanza. Santa Inquisizione iniziò il processo a Giordano Bruno il 27 febbraio del 1593.
Il processo durò 7 lunghissimi anni e si concluse con la condanna al rogo per eresia. Il 17 febbraio dell'anno del Signore 1600, Giordano Bruno fu portato in piazza Campo dei Fiori a Roma, dove era stato preparato il rogo, e qui fu bruciato. Contro la fede cattolica apostolica romana al rogo. Tu hai detto che il pane non può essere trasformato in carne al rogo. Tu hai detto che se Dio è uno non può essere trino al rogo. Tu hai detto infine che esistono altri mondi infiniti ed eterni al rogo. Tu hai detto che l'anima, dopo la morte del corpo terreno, può tornare a vivere in altri corpi! Schifoso! Pitagorico! Al rogo! Hai anche detto che San Tommaso non aveva capito un cazzo di niente! E tu hai detto che i monaci sono dei mendicanti e non devono più chiedere i soldi alla povera gente che si fottono al rogo! Tu sei un essere lussurioso ed immondo, al rogo! Tu pretendi di essere un mago indivinatore, al rogo! Al rogo, al rogo! Al rogo, sei un borgare puttaniere e ti piace solo la carne, al rogo, al rogo! Al rogo, al rogo! Al rogo! Ivan Nago! Ui! Oh! Oh! Ma mi piglia, chi sta mi piglia? Quanto è bello questo pozzo? Chissà, sapete perché mi piace? Perché la capa è un grande burattinaio, non cieca. Stiamo fuori o molo, quando pigliavo in quarantena in mano te faceva veramente. Si chiamava Yorick, figlio di Yorick. A isso voglio dedicare questa canzone. Uè, tu muore, tu si muore, io no, e mo ta cu fagna dritta dritto campusanda, ma doce sta tingiata, sta aspettando, e chi ste nu verme canta. Campanella, che non sono riuscito a bussare, l'hanno chiusa in prigione.
chiamamma essa. E voglio fare il capricione. Non ti preoccupare, vogliamo. E oh, campanello. E oh, e oh. E oh, campanello. Campanello sta qua sotto in prigione. Sta in prigione che le può giusto. Se ti vota a Cantino ne calci pure 29. Sì, quando viene a trovare sotto a Barella, quello che guarda sempre le stelle, però uno te la mette da terra. Non ti preoccupare, sono venuto qua per fare l'incantesimo. Sei pronta? Una, due, tre, quattro, cinque a mane campanella, è vicino, ci sta quella che guarda. Stava lì, simba caduta e ci simba alzata. Quel diavolone già mi incatenata. Funziona? Funziona! Funziona! La musica di cartella che mi ha eliminata! 55-57, ricordatelo! E bravo Pulcinella, tra tutte campane! Mm-hmm.